pomeriggio ragazzi e ragazze, nuovo video. Allora, come avrete visto dal titolo, oggi sarà un video svuota la spesa. Allora, io ho ripreso la mia routine di sempre, cioè nel senso terminato il periodo di quarantena ho ripreso ad andare al supermercato due volte alla settimana. Di solito ci vado il lunedì e il giovedì, salvo imprevisti che comunque mi fanno cambiare il giorno. Allora, di solito vado il lunedì al Carrefour e il giovedì vado all'Eurospin. Quindi oggi vi mostro la spesa dell'Eurospin. Ragazzi, sono andata a prendere gran parte delle cose che erano in offerta perché, ogni tanto prendo delle cose mirate appunto seguendo le offerte che fanno i supermercati. Pure ragazze, per risparmiare un pochetto, visto il periodo un po' particolare, visto che appunto ci sono ancora le casse integrazioni eccetera eccetera. Allora, partiamo subito con la spesa. Allora, ho preso dei cornetti semplici, questi non erano in offerta ragazze, eccoli qua, vedete questi qua. Io di solito ragazze non prendo quelli imbustati, quelli grossi tipo le merendine, cerco di prendere sempre questi qui che di pasticceria, che sono più buoni, infatti a mio marito gli piacciono molto di più. E questi cornetti ragazze li ho pagati 99 centesimi e all'interno ce ne sono due, sono solo quattro, però ragazze devo dire che meritano e sono buoni, assomigliano un po' ai cornetti del cerbiatto che comunque sono abbastanza saporiti anche come impasto. Poi ragazze, ho preso la mozzarella di bufala campana DOP, vedete? Eccola qua. All'interno ragazze ce ne sono tre e queste ragazze le ho pagate, anche queste non erano in offerta. Voi mi direte, ma come, hai preso gran parte delle cose in offerta? Appunto, gran parte, adesso mi stanno capitando così. Comunque, allora, mozzarella, dove sei? Cioè ragazzi, quando devo trovare una cosa io non la trovo mai. Ragazzi, l'ho trovata, busta di bufala, 3,19 euro. Naturalmente comunque la mozzarella di bufala costa di più, però ragazze, con il pomodoro fresco dell'orto e questa mozzarella, cioè ragazze, è il mio piatto preferito estivo, ve lo dico proprio chiaramente. Poi andiamo avanti, ho preso il mio pan bauletto naturalmente integrale perché mi piace sempre mangiare una o due fettine di pane durante i pasti, perché comunque ragazze sto mangiando parecchie verdure, perché comunque noi abbiamo fatto l'orto, quindi abbiamo tante cose appunto coltivate da noi e ne vado fiera, perché quest'anno mi sono proprio fatta l'orto proprio io personalmente, mentre gli altri anni prendevo le cose da mio padre, invece quest'anno mi sono fatta proprio l'orto personalizzato, ho piantato le zucchine, ho piantato le melanzane, ho piantato i pomodori, ho piantato i fagioli, insomma non è un orto gigantesco ma un po' di tutto. E vi dico che una volta faccio le zucchine, ieri sera ad esempio ho fatto delle melanzane fatte a fettine con pomodoro, spezie e cubetti di galbanino, ragazzi, è una semplice che assomiglia a una parmigiana, non potete capire che bontà. Ieri sera ce la siamo gustata io e mio marito, veramente avevamo l'acquolina in bocca. Però non mi dilungo in chiacchiere perché altrimenti qui non finiamo più. Allora, ho preso il pan bauletto integrale ragazze, pagato, questo ragazzi era in offerta, quindi era una delle cose appunto in offerta, dove sta? Eccolo qua, 75 centesimi, questo ragazzi sta quasi la metà, perché costa molto di più, e pure questo è andato. Poi ragazze, ho preso la cola, che in realtà ragazze sapete che io almeno le bevande cerco sempre di prendere proprio la Coca-Cola originale, la Fanta, insomma quello che sia. Infatti diciamo che il frigo è pieno, perché quando sono andata al Carrefour mi sono presa i tè dell'estate, mi sono presa i succhi, quelli, aiutatemi, non mi viene il nome, quei succhi famosi, oggi non mi vengono le parole, diciamo quasi sempre non mi vengono le parole, però vabbè, non mi ricordo
ricordo, però comunque sono tutti succhi, diciamo, di marchi conosciuti. E Santal, perdonatemi, però dato che la Coca-Cola adesso, cioè io al Carrefour ci vado la settimana prossima e comunque la Coca-Cola ci piace berla un centino ogni tanto, ho voluto prendere questa per tamponare. E la cola, ragazze, l'ho pagata, dove sei cola, dove sei, eccola qua, 45 centesimi, ragazze, proprio niente. Poi ho preso, ragazze, i crackers, questi qui leggeri che hanno pochissime calorie, appunto, anche questi ogni tanto a posto del bamboletto, quindi su un granocchio con una verdurina, con un piccolo contorno, mi piacciono comunque tantissimo, sono leggeri, sono molto friabili e li ho pagati 89 centesimi. Poi, ragazze, ho preso i biscotti per mio marito, ma in realtà anche per me, perché a volte li mangio anch'io 3-4 biscotti. Ho preso questi frullini con dell'addolciando con le gocce di cioccolato, noi ci piacciono tantissimo perché assomigliano appunto alle gocciole e comunque sono buoni, meritano. E questi qua, ragazzi, li ho pagati, vi dico subito, allora, dunque, frullini gocce da 700 grammi, 1,79 euro. Poi, ragazze, ho preso, ecco qua che si sta aprendo, il caffè, le cialde per la Nescafè, le compatibili della Dolce Gusto, ma il decaffeinato per me, che ho terminato quelle originali, quindi per non riandare a un altro supermercato ho preso queste, che comunque sono discrete, ragazze, vi devo dire che non è male. E queste, ragazze, le ho pagate, ve lo dico subito, le capsule 2,69 euro, quando quelle originali ne pago comunque 4,20 euro all'incirca. Poi, ragazze, ho preso i biscotti digestivi, ecco, questi, ragazze, li sto mangiando in questi periodi, me li mangio solo due, ragazze, perché un biscotto ha 67 calorie, comunque è bello grande, è con avena e cioccolato, sono buonissimi, guardate, intinti nel latte, mi piacciono da morire, chi non li ha provati li provasse, perché sono sicuro, guarda, questi quasi superano i gran cereali del Mulino Bianco, vi dico solo questo, per quanto sono fatti bene e buoni, ragazzi, perché poi dentro ci sono anche le nocciole, cioè buonissimi, due intinti nel latte, perfetti a colazione, oppure, ragazzi, se volete fare i spuntini con spalmata un pochino di crema di nocciola o marmellata, sono la fine del mondo, ragazzi. Questi li ho pagati, vediamo, li ho pagati 1,39 euro, sono buonissimi, ragazzi, veramente. Poi, ragazzi, ho preso i bocconcini di pollo, questi qua, tra i surgelati, la collina delle bontà, carni italiane, croccanti al forno, che io questi, ragazzi, li faccio senza mettere olio, niente, direttamente nel microonde, con 4 minuti sono pronti. Quando devo fare un pasto leggero, questi con un'insalatona, che così non li friggete e sono meno, diciamo, con meno calorie, uno si contiene, sono 300 grammi, considerate, ci sono piaciuti tantissimo, perché appunto poi sono di pollo, e questi, ragazzi, i bocconcini di pollo, li ho pagati 1,99 euro. Poi ho preso, ragazzi, questo era in offerta, lo speck di Alto Adige IGP, questo, ragazzi, io ci vado matta di questo speck, è buonissimo, era in offerta e ve lo dico subito quanto l'ho pagato, speck di Alto Adige in offerta 1,39 euro, ma io, ragazzi, l'ho preso per farlo al forno con la scamorza affumicata, che anche questa, ragazzi, era in offerta. Mio marito va matto per le fettine di scamorza con arrotolato, quindi faccio tipo gli involtini per farvi capire, al forno con arrotolato lo speck, quindi gli ho preso per fare più che altro la cena, lui vuole le fettine, gli involtini di scamorza e speck. E la scamorza, ragazze, l'ho pagata, ve lo dico subito,
9 perché anche questa appunto è perfetta. Poi ragazzi ho preso i crackers con riso soffiato, che anche questi ragazzi erano in offerta, sono buonissimi, leggeri, sempre o per fare uno spuntino o per accompagnare diciamo la nostra cena. E crackers di riso 99 centesimi. Poi ragazzi ho preso l'arrosto di tacchino affettato, che a me questo mi piace tanto, ha pochissime calorie, pensate che ha solo 55 calorie, e questo di solito lo abbino sempre, non so, con una bella insalatona, insomma quando voglio questi piatti estivi freschi, visto il caldo ragazzi che c'è in questo periodo, sembra il deserto del Sahara qui a Roma, tocchiamo quasi 40 gradi veramente, quindi ti va di mangiare solo cose fresche, io cerco di fornelli di accenderli il meno possibile ragazzi. E comunque questo arrosto di tacchino affettato l'ho pagato 79 centesimi, quindi ragazzi è proprio niente. Poi ho preso due di questi ragazze, se riesco a trovare l'altro, eccolo qui, senza che faccio danni, due di questi. Praticamente questi ragazzi sono dei burger alla caprese, ricetta vegetariana. Cioè io ragazze li ho scoperti per caso perché mi piace provare queste cose vegane. E se vi dicevo che mi piace provare questi prodotti vegani, questi ragazze sono fonte di proteine, fonte di ferro e vitamina B12, c'è pomodoro e mozzarella, anche questi ragazzi senza friggerli, senza niente, 3 minuti nel microonde sono pronti, accompagnati da appunto pomodoro, zucchine o melanzane, una bella insalatona, è un pasto davvero gustoso ragazze, buono per questo periodo. Provateli se andate da Eurospin, perché questi alla caprese mi piacciono di più di quelli alle melanzane, sono davvero ottimi. E vi dico quanto li ho pagati. Allora, dove siete? Burger, burger, vediamo un po'. Sì ragazzi, li ho pagati 1,99 euro. Ok, andiamo avanti. Poi ragazze, ho preso 5 litri di latte. Poi io prendo di solito questo qua, il parzialmente scremato, proprio perché ragazze, per mantenerci leggeri, insomma, è meglio evitare di prendere quello intero che è eccessivamente grasso. E questi qua, questo latte qui ragazze da un litro, lo pago 85 centesimi l'uno, quindi non ve li faccio vedere tutti perché comunque ho preso diversi litri. Poi ragazzi ho preso le scatolette di tonno, quelle sfuse, perché erano in offerta. Io ragazze prendo il tonno all'olio d'oliva, anche se vi dico la verità, quando lo metto nei pomodori o lo metto nell'insalata io lo scolo al massimo, non vi dico che lo lavo perché a me non mi piace l'olio che c'è qui dentro. Voi mi direte perché non prendi quello al naturale, perché quello al naturale cambia proprio il sapore, non mi piace, vi dico la verità, sarà meno grasso, meno calorico, ma non mi piace, quindi scolo questo olio tantissimo. Poi vabbè, lo metto comunque nei pomodori e poi metto il mio di olio, che è tutta un'altra cosa ragazzi. Comunque queste scatolette di tonno che erano in offerta ragazze da 80 grammi li ho pagati praticamente 49 centesimi, quindi veramente niente. Poi ragazze ho preso la farina zero per pizza e focacce, perché io ragazze sto continuando a fare la pizza o il pane o anche la focaccia, e ogni tanto ne riprendo un pacchetto per tenermelo appunto di scorta. E questo ragazze l'ho pagato, allora, farina per pizza 69 centesimi, ok. Poi ragazze ho preso i gelati per mio marito, che tra l'altro mi devo, ecco qua, li ho fatti cadere, mi devo sbrigare a metterli nel surgelatore. Ho preso questi cremini della Dolciando, sono 6 con panna fresca, e questi 8 mini choc, che sono tipo i mini magnum con le mandorle, ragazzi, non potete capire che bontà, ogni tanto lo mangio anch'io. E vi dico quanto costano. Allora, dunque, i mini, questi qua mini li ho pagati 1,69 euro perché erano in offerta, ma erano in offerta
quanto li ho pagati. Dove siete? Allora, 1,69 euro anche questi, ragazze. Poi, ragazze, ho comprato, amo essere eco, l'acqua micellare, questo 200 ml, ragazze, voglio provarla, non l'ho mai provata, a triplazione con estratto di magnolia, succo di aloe, estratto di rosa, appunto, della linea Fiori di Magnolia, voglio provare pure questa, ragazze, questa pure era in offerta, per questo appunto l'ho presa, l'acqua micellare bio da 200 ml, l'ho pagata 1,50 euro. Poi, ragazzi, ho preso il colluttorio, questo qui alla menta, e il colluttorio, ragazze, era in offerta e l'ho pagato. Dove sei, colluttorio? Ti ho visto poco fa. Colluttorio, l'ho pagato 1,19 euro. E poi, ragazze, ho comprato il Delta Stick che ho aperto perché appena sono arrivata a casa che io mi stavo aspettando e gliene ho dato subito uno, il Delta Stick per il mio cagnolino, che ho pagato, dove sta? Delta Stick, eccolo qua, 1,39 euro. Praticamente, ragazze, tutta questa spesa, poi vabbè, qua dentro ci sono gli altri litri di latte, tutta questa spesa, ragazze, l'ho pagata 38,21 euro. Ecco qua, vedete? Io di media, ragazze, se vado a comunque ad acquistare parecchie offerte, riesco a spendere pochi soldi e a prendere tante cosine. Di solito, ragazze, anzi, ne prendo anche un po' di più, però adesso ho preso, diciamo, le cose che mi occorrevano, diciamo, un po' di più, un po' più necessarie. Però poi magari quando farò la spesa anche al Carrefour farò anche uno svuoto da spesa dell'altro supermercato, lì di solito pure prendo parecchie cose in offerta. Comunque io all'Eurospin, ragazzi, mi trovo bene, lo trovo un supermercato molto conveniente, le cose sono anche di buona qualità, e quindi chi non va all'Eurospin, comunque, se ce l'ha a portata di mano nelle vicinanze, lo provasse, perché si spende bene, ragazzi, riuscite a risparmiare molto. E niente, ragazze, allora io vi saluto, come sempre, ragazzi, io vi invito a iscrivervi al mio canale, chi mi vuole seguire su Instagram ve lo scrivo qui, sono FedericaSweet02. Saluto tutte quante voi, do il benvenuto alle nuove iscritte e vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.